Siamo all'ex Nebbiolo, tra pochi giorni partirà un nuovo progetto di co-housing di prossimità, una nuova comunità di ACMOS dal nome Sorgente. Come si inserisce nel progetto più complessivo di portierato sociale iniziato da anni da ACMOS? Sì. Qui verranno assegnati 6 alloggi all'associazione ACMOS, a differenza dei precedenti progetti di coabitazione solidale vedremo un'assegnazione e un'entrata dell'associazione di pari passo con l'entrata degli inquilini, questo ha un forte significato nell'ottica di una maggiore efficacia e maggiore continuità del progetto e questo progetto si inserisce all'interno di un contesto nel quale già l'associazione è presente e lavora ormai da anni, a partire da Casa ACMOS via Loncavallo nel 2001 per passare a quella che è la comunità invece di filo continuo in Corso Novara dal 2008 e le ultime esperienze che sono quelle della bottega di Corso Vigevano e dall'altra parte un'esperienza che anch'essa nei prossimi mesi andrà a partire che è quella di Via Orvieto, di un altro progetto di coabitazione solidale, questo inserito nella politica pubblica. Avere una casa a Torino come nel resto d'Italia è diventato quasi un lusso. A un quadro allarmante la politica cittadina ha tentato di porre rimedio in una situazione di scarsità di risorse. Oggi all'ex Nebbiolo, nuovo complesso di edilizia pubblica, è stato presentato il 7° rapporto dell'Osservatorio Condizione Abitativa, che ha dipinto le difficoltà legate alla casa e le politiche messe in atto. Conferenza stampa organizzata da Roberto Tricarico, assessore alla casa del Comune, alla quale hanno partecipato Elvi Rossi, presidente della TC, e Ugo Cavallera, assessore all'urbanistica della Regione Piemonte. Ad un aumento della fragilità di ampie fette della popolazione, l'amministrazione comunale ha risposto puntando sul co-housing e sul portierato sociale, progetti nei quali ACMOS crede e si spende. Proprio nel nuovo complesso dell'ex Nebbiolo, infatti, nasce la Sorgente, una nuova comunità di ACMOS. C'è bisogno di case, c'è bisogno appunto di rendere conveniente stare nel mercato dell'affitto. E noi oggi abbiamo registrato un dato, cioè che crescono le persone sole e diminuiscono le coppie con figli e senza figli. Sono di più le persone sole, sono di più i nuclei monogenitoriali, sono di più le persone in difficoltà. E allora se abbiamo redditi bassi e canoni alti c'è urgenza di fare qualcosa, perché non basta la casa popolare, non siamo in grado di esaurire tutta la graduatoria. Quindi dobbiamo intervenire nel mercato privato della locazione. Assessore, partendo appunto dalla situazione di estrema fragilità che si è registrata negli ultimi anni, il progetto di co-housing, di prossimità sociale, cosa può dare appunto ad un miglioramento della situazione? È essenziale, porta un valore aggiunto, c'è un valore in più. Abito in una casa dove ci sono persone che si occupano di me. Io penso che sia il futuro questo, non solo questo, il futuro è mettere insieme, cioè fare comunità, e questo è il segreto per avere un condominio solidale, fare comunità. Il co-housing e i progetti di prossimità, di portierato sociale nascono dal rapporto costante tra istituzioni e realtà dell'associazionismo. A 5 anni dal primo progetto, qual è il bilancio che si può trarre appunto da questo rapporto? L'esperienza è stata un'esperienza straordinaria. I tessitori, la comunità di tessitori sita in via San Massimo nasce nel 2006 e nasce prima di tutto da un'intuizione. Quello che non abbiamo bisogno di città sicure ma di città vivibili, di palazzi che recuperino un'anima. E noi questo è quello che abbiamo provato a fare a partire da quella comunità, da quell'esperienza in via San Massimo, esperienza che il Comune di Torino ha saputo raccogliere e rendere in forma di politica pubblica buona non soltanto per alcuni ma buona per tutti quanti. Da lì sono nate tantissime altre esperienze e noi oggi ci ritroviamo qui alla ex Nebbiolo per costruire una nuova esperienza, qui nascerà la nuova comunità di Sorgente e questo è già uno degli ottimi esiti di questa politica pubblica.